Mestre è una bellissima città, vivibile. Se ho bisogno di un ciolo, mi tocca andare a Mestre. I veneziani sono tutti andati a Mestre, Treviso, Mogliano, Gazzera. Sai che gli dà la possibilità a un ragazzo comprasse una casa? Questo non succede adesso. Chi si salva ancora un po'? Quelli che lavorano con tutti i suoi. Si guadagna di più a vendere vetri che non a dare gli alimentari ai residenti. Tutti i giovani fanno in terra ferma per la macchina, per la moto, per un altro sistema di vita. Diventerà un bel museo. Dovrebbe ritornare un vecchio doge per mettere ordine su Venezia. Veniamo dalla provincia di Cuneo, da Bra. San Francisco. Di Francia. Siamo francesi. We are coming from Germany. Todo bonito. Da Roma, sì. Scotland. La gente che abita in Venezia non si incontra facilmente. Lo spopolamento di Venezia è quotidiano, è una goccia continua, è una trasformazione in atto in tutte le città d'Italia. I centri storici si stanno spopolando. Oggi abbiamo 60.675 abitanti e quindi in nemmeno un mese sono diminuiti di una quarantina di unità. Siamo rimasti quattro gatti qua a Venezia. Calletto, qua in zona, a parte di che ti sei il più vecchio, un altro da mandare, di che polese? Vecchio, ma come ti fa trovare? Vecchio, proprio non vecchio, guarda, adesso che gli penso, qua era una salizzara piena di botteghe e tutti artigiani. Chi sei rimasto? Qua in fondo a sinistra, che sei Livio De Marchi, che sei lo scultore, di origine sicuramente veneziana. Sono nato a Venezia, proprio nel centro storico. Venezia ha una magia, è magica. Lei va nelle callette con i suoi passi, si sente della musica. Non si può a rovinare questa bella città. Non voglio che diventa un museo che dopo viene una confusione di gente. Noi altri non abbiamo l'autobus e dobbiamo camminare. Quindi se ti vedi per le strade uno che cammina come me, vuol dire che quello è un veneziano. Qui c'è il traffico del canale che è sempre... Proprio non cessa mai durante il giorno. A due passi c'è il tribunale e gli orari dei professionisti. Io tutto di te. C'è anche il mercato del pesce. Eh sì, lì davvero si incontra il veneziano, c'è la contrattazione. Poi molto importante è assicurarsi che il pesce sia buono, sia fresco, da dove viene. È una città che ha il grande problema di non esaurirsi nel turismo. È una sfida che Venezia... sta, come dire, combattendo, giocando, è difficile dire come andrà a finire.